Buongiorno a tutti, buongiorno da Confartigianato. Siamo al quarto appuntamento del nostro consueto incontro settimanale con Artigiani in Live. Nelle scorse settimane abbiamo parlato di convenzioni, dei nostri servizi, della formazione. E oggi affronteremo un tema tra i più importanti forse per le nostre imprese, soprattutto anche in questi periodi, diciamo, di crisi economica che stiamo attraversando. E abbiamo piacere di avere con noi questa mattina la dottoressa Monica Nolo, direttrice di Confart Liguria, e ne parleremo anche con la collega Becco Fulvia. Ci ritroveremo poi alla fine del nostro incontro per ricordarvi un po' quelli che sono i nostri riferimenti e le possibilità di contattarci per tutte le vostre esigenze. E quindi io partirei subito e entrerei un po' già nel vivo della tematica odierna, che è appunto l'accesso al credito e le opportunità che ci sono al momento per accedere a tutte le varie forme di finanziamento riservate alle imprese. A te, Fulvia. Buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono Fulvia Becco, sono referente credito all'interno di Confartigianato Savona, e referente anche come Artigian Cassa Banca per lo sportello operativo che abbiamo all'interno della nostra associazione e cerco di aiutare le imprese a poter avere i finanziamenti che gli sono necessari per poter operare, sia per poter effettuare investimenti che per poter reperire anche liquidità necessaria all'impresa. In questo ultimo anno, logicamente, l'attività del credito è stata stravolta. Abbiamo supportato le imprese per quanto riguardava il decreto liquidità, abbiamo effettuato diverse domande, circa un centinaio, e abbiamo appunto potuto erogare alle imprese la liquidità che era necessaria a poter supportare e superare questo periodo. Questo comunque comporta che le imprese attraversando il 2020 hanno dovuto prendersi in carico ulteriore debito, che è necessario poter andare avanti e poter rispondere al meglio alle criticità che dobbiamo comunque superare abbiamo superato in questo anno, ma dovrà portarci nel 2021 a lavorare come ufficio credito, come servizio credito, in maniera diversa da quella che abitualmente noi abbiamo effettuato. Dobbiamo comunque fare un lavoro di supporto e di informativa e di consulenza per poter fare in modo che le imprese possano in qualche maniera affrontare in maniera più consapevole quello che il 2021 presenterà. Presenterà sicuramente un mercato diverso da quello che noi a cui noi abitualmente eravamo abituati prima del 2020. Non sarà il 2020, ma il 2021 ci presenterà una situazione molto diversa dove le imprese dovranno calibrarsi, studiare, inventarsi e avere anche la possibilità di regolare e le loro capacità finanziarie, supportare e rispondere agli impegni che hanno già preso e di poterli rimodulare, a mio pensiero, in maniera diversa e più attenta. Sicuramente il Confart, nella persona di Monica Nolo in questo caso, potrà essere sicuramente di aiuto per poter aiutare le imprese a ridimensionare e a ricalibrare tutti i loro impegni in maniera corretta e in maniera anche più consapevole, cosa che secondo me in questo momento molte imprese, nel momento in cui accedono al credito, lo fanno perché hanno un'esigenza a cui devono rispondere senza poter pianificare in maniera più puntuale e attenta tutto quello che comporta in questo momento fare credito e fare finanziamenti e fare debito. Per cui io, se Monica sei d'accordo, io ti passerei la parola per poter andare anche a illustrare cosa ci aspetta nel 2021 e come possiamo rispondere al meglio a tutte le problematiche che dovremo comunque affrontare nel prossimo anno. Grazie, grazie Fulvia, grazie per questo spazio che ci dedicate, sicuramente fondamentale per affrontare, come diceva correttamente Fulvia, il 2021.
Ma è vero, il 2020 è stato l'anno in cui si è fronteggiato un'emergenza di liquidità e nel farlo le imprese hanno acceso nuovi finanziamenti, ristrutturando parzialmente i finanziamenti in corso. Cosa succederà nel 2021? Succederà che molte aziende dovranno comunque avere più chiara quale sarà il nuovo mercato, uguale a quello pre-Covid o diverso. Definire quali potranno essere i propri flussi di cassa, quindi la propria capacità di generare liquidità dalla gestione e quanta di questa liquidità generata dovrà essere impegnata per rimborsare i finanziamenti che sono stati accesi. Quindi questa pianificazione a cui accennava correttamente Fulvia sarà fondamentale e sarà fondamentale farlo già in partenza di anno, per riuscire a programmare eventuali interventi che vadano anche a ristrutturare eventualmente le posizioni di credito già esistenti. La necessità è sicuramente di tipo gestionale, quindi l'attività che dovremmo essere in grado di svolgere per supportare le imprese sarà quella di aiutarle nel pianificare sistemi costanti di controllo di gestione, perché sarà importantissimo per le aziende avere chiaro ed immediato ed evidente e tenere sotto controllo in maniera costante i flussi di cassa e i flussi di reddito generati dalle singole attività che verranno svolte, proprio perché ci si porta dietro, in molti casi un servizio del debito molto appesantito, quindi e che probabilmente usufruirà di un periodo di preammortamento o usufruirà ancora di una quota di moratoria, ma a partire da marzo 2021 sappiamo che tutti i finanziamenti attualmente in moratoria ripartiranno nei piani di ammortamento e quindi bisognerà essere in grado di riuscire a fare fronte correttamente a questi piani. Cosa succede ulteriormente nel 2021? Verrà applicata la nuova definizione di default che l'autorità, la Banca Centrale Europea, ha chiaramente individuato per le banche, l'EBA, scusate, ha individuato per le banche. Cosa significa? Significa che già oggi, come sapete, ci sono delle posizioni, i finanziamenti che vengono erogati, possono avere delle classificazioni diverse per le banche. Sono tipicamente classificati in bonis quei finanziamenti o quelle esposizioni che vengono regolarmente, pagate dalle imprese. Poi ci sono degli finanziamenti o delle posizioni che sono classificati come unlikely to pay, cioè delle posizioni in cui l'azienda ha difficoltà magari nel rimborso delle rate, che quindi cominciano a creare un'allerta per la banca sulla capacità o meno che questo finanziamento venga rimborsato. Da questa situazione si può ritornare a una situazione di bonis se l'azienda ricomincia a pagare, o si può andare a una situazione peggiorativa per cui l'azienda viene revocato il finanziamento e l'azienda viene posta in uno stato di sofferenza. Allora, tutte queste classificazioni in qualche modo rappresentano una pagella che viene data all'impresa, quindi un'impresa che in bonis tipicamente è un'azienda che se chiede credito ottiene più facilmente credito. Un'azienda per cui c'è una segnalazione di cattivo pagatore, una rata impagata, è un'azienda che comunque insomma, è sotto osservazione, ma ancora può accedere al credito. Naturalmente, stadi più avanzati di morosità la fanno divenire un cattivo pagatore, e noi sappiamo che ad oggi la segnalazione a centrale rischi delle posizioni che sono a sofferenza revoca genera per l'impresa una incapacità di ottenere nuova finanza. E addirittura in alcuni casi anche una revoca da parte degli istituti, anche con i quali è in regolari rapporti, ma che vedono questo deterioramento della posizione. Ecco, questa insomma, situazione che vi ho brevemente descritto, a partire da gennaio 2021 viene modificata, per cui c'è una normativa più stringente che lascia minore margine di
di manovra per le banche nel definirne e classificare una posizione deteriorata o meno deteriorata. Quindi oggi, nel caso di una posizione per persona fisica, è sufficiente che ci sia uno sconfinamento di 100 euro, quindi parliamo di dimensioni molto, molto limitate, quindi un mancato pagamento di 100 euro e un mancato pagamento di somme che rappresentino l'1% dell'esposizione verso la banca per oltre 90 giorni, per far sì che quella posizione venga classificata come irregolarità grave. Faccio un esempio pratico: se una persona ha un finanziamento da 15.000 euro, la singola rata di pagamento sono 140 euro, se questa persona non paga per due scadenze successive questa rata, la somma dei due impegni sono 280 euro, se questo mancato pagamento si protrae per 90 giorni, questa posizione viene classificata in default. E questo fa partire naturalmente per quella persona fisica, nel caso dell'impresa saliamo a 500 euro, ma comunque degli importi decisamente molto molto contenuti, fa scattare nei confronti di quella persona o di quell'azienda delle conseguenze piuttosto gravi, perché si vedrà maggiormente difficile accedere al credito, se non addirittura partire delle azioni di revoca da parte della stessa banca. Questo fa sì che sia ancora più stringente, ancora più importante avere sotto controllo esattamente quello che dicevamo prima, flussi di cassa sufficienti ad evitare che situazioni di questo tipo si possano generare. Non è così infrequente, pensiamo a delle aziende che normalmente hanno delle linee di affidamento per anticipazione di fatture, laddove il cliente non riesca a pagare la fattura e questo mancato pagamento si protragga per questo tempo, può generare questa segnalazione di irregolarità grave. Quindi, oltre alla normale necessità che la gestione sia una gestione equilibrata, quindi che si sia in grado di capire se la nostra attività genera cassa sufficiente, flusso sufficiente, reddito sufficiente, non solo a coprire i costi ma anche a far fronte alle rate di finanziamento, l'introduzione di questo di questa nuova definizione di default implicherà una maggiore attenzione ulteriore da parte delle imprese a che non si implicata in questa, certo, questa definizione. Certo, secondo me con partigianato dovrà veramente imparare a modulare i propri servizi, che ora in questo momento sono centrati più che altro sull'attività fiscale. Dobbiamo renderci consapevoli che la gestione non deve essere solamente un'attenzione al lato fiscale, ma bisogna veramente passare ad attenzione alla gestione dell'azienda, perché dobbiamo essere portatori di queste conoscenze e iniziare veramente a educare. Ce lo siamo sempre detti che comunque, certo, l'impresa deve essere educata, ma secondo me in questo momento non possiamo farne a meno. Cioè ormai siamo in una condizione dove le imprese devono necessariamente, piccole, medie, le strutturate sicuramente lo fanno già, ma le piccole devono comunque rendersi conto che non è più necessario lavorare, fatturare, pagare le imposte e l'azienda può andare avanti tranquillamente in questo modo. Deve comunque dotarsi, anche se logicamente in maniera più leggera, di consapevolezze e di strumenti che la possano mettere in grado di poter gestire al meglio anche la parte che è relativa alla finanza, che in questo momento a volte è stata veramente non stata considerata come con l'importanza che deve comunque avere. Ormai secondo me è necessario che le imprese si rendano consapevoli di questa cosa, devono essere rese edotte di queste novità che a mio parere molti non sanno ancora, perché comunque è un problema che devono comunque conoscere e saper affrontare. Corretto, cioè l'informazione, la corretta informazione è fondamentale, e ce lo siamo sempre detti, la prossimità all'impresa, soprattutto quando, esatto, si tratta di micro e piccole imprese, è lo strumento principale, perché queste informazioni anche complesse, perché questi tecnicismi sono tecnicismi molto sofisticati, poi devono essere tradotti in messaggi semplici e comprensibili, perché poi l'impatto sulla vita quotidiana è molto forte.
non bisogna spaventare le imprese, ma dobbiamo renderle edotte, consapevoli di quello, delle regole del gioco che devono conoscere. È una bella sfida, però vedremo nel 2021 di fare in modo di affrontarla. Dobbiamo Certamente. comunque. Certamente. Bene, Andrea. Benissimo, e noi siamo qua apposta per questo, siamo qua per cercare di darvi supporto su questo e su tutte le altre problematiche del mondo del lavoro, del mondo delle imprese. Come avete visto, anche il tema del credito è piuttosto complesso, è un servizio che va in qualche maniera anche un po' calzato e vestito sulla base delle necessità e delle situazioni del momento che sta affrontando l'azienda. Quindi noi, come al solito, siamo a vostra disposizione per tutti gli approfondimenti che per forza di cose non è possibile fare in questa sede. Quindi vi abbiamo dato un quadro generale, ma siamo comunque a disposizione per tutti gli approfondimenti che riterrete opportuno. Io ringrazio ancora la dottoressa Nolo per essere Scusa, stata con noi, ringrazio la collega mi Fulvia Becco. inserisco. Logicamente volevo ricordare che il CONFA è uno strumento, è una realtà con cui noi collaboriamo strettamente, di cui facciamo parte, e sicuramente si può iniziare a collaborare con il CONFA stesso per poter fare un lavoro strutturato, siamo appena detti, perché ritengo che da soli, noi come associazione, non siamo in grado di poter gestire certe situazioni in maniera solitaria. Dobbiamo comunque farlo in maniera corale con l'aiuto del Comfort, che è il nostro partner di riferimento. Certo, anche perché, come dicevo, la complessità delle situazioni è talmente vasta che ovviamente abbiamo bisogno di unire tutte le forze che ci sono, diciamo, in campo per poter cercare di realizzare al meglio quelli che sono i desideri e risolvere le necessità delle aziende. Quindi rinnovo i ringraziamenti alla dottoressa Nolo, ringrazio la Fulvia, vi ricordo che noi siamo comunque a disposizione, abbiamo una nostra mail istituzionale che è confartigianato.savona@confartigianato.savona.it, sulla quale potete scriverci per ogni vostra necessità e diciamo che fin d'ora vi esorto, così tutti coloro che ci stanno ascoltando e che ci seguono, a venirci a trovare anche, diciamo, in proiezione della prossima campagna associativa, in modo da approfondire tutte quelle che sono le nostre attività che coinvolgono il mondo delle imprese. Vi ringrazio ancora e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un altro incontro con le imprese. Grazie ancora. Grazie, buona giornata. Grazie. Grazie a voi.